Siamo qui per la prima serata della rassegna Incontri, Persone, Arti e Mestieri del Cinema, Crema. E appunto, persone, professionisti, registi legati a Crema, abbiamo molti di voi, si ricordano di Mirko Locatelli per i film, soprattutto l'ultimo, Corpi Estranei, ma anche precedente, girato in quel di Moscazzano, appunto nella campagna cremasca, e che dire, siamo qui per conoscere il suo lavoro, che è molto complesso, si può dire. Benvenuti a tutti, parto dicendo qualcosa, ma poi lasciamo parlare lui. Tutto giusto quello che ha detto Gabriele, naturalmente. Io sono anche qui perché sono stato un anziano scolaro di una sua scuola di cinema un po' di anni fa, quindi questa è la ragione, non solo perché sono un cinefilo. E quindi con grande piacere che rivedo Mirko Locatelli, qua a Crema, poi, luogo da dove proviene, nelle vicinanze. E per ragionare anche molto, spero, sul fatto che è un regista, uno sceneggiatore e un produttore. Ci siamo già detti qualcosa e naturalmente credo che lui preferisca anche una chiacchierata simpatica e informale, dalla quale si capiscono molte cose, soprattutto se ce le racconta partendo dalla sua esperienza e da quello che ha fatto. Per noi cremaschi, io mi ci metto perché lavoro a Crema, anche se non sono cremasco, non è solo importante ragionare, parlare, capire l'esperienza di uno che da qui è partito e ha fatto le sue scelte e soprattutto che fa del cinema, ma che riesce a fare del cinema oggi. Non è una cosa così facile. In un momento in cui sembra facilissimo per tutti filmare qualcosa, no? E quindi. Ma fare del cinema seriamente vuol dire lavorare tanto, scrivere molto, faticare tanto. Mirko Locatelli ha anche prodotto il film di un collaboratore, di un amico, quindi ci vogliono molte, molte energie per fare anche questo. Comunque, erroneamente si scambia questo per il suo secondo film, ma lui ha fatto tante cose, è un mediometraggio del 2004 come prima, io lo considero il suo primo film, il primo giorno d'inverno di qualche anno fa è il suo secondo, ha presentato la Mostra del Cinema di Venezia e Corpi Estranei. Bellissimo film che è stato presentato al Festival di Roma, è l'ultimo lavoro di Mirko, con tanto di Filippo Dini, noto al grande pubblico. Ultimamente più per cose televisive tipo I Delitti del Barlume, no? Per esempio. Poi in realtà ha fatto grandi film, ha lavorato con Bellocchio. Certo, no, ma infatti lo dicevo anche perché poi parleremo di come lui è riuscito a contenere Filippo Timi, no? E i grandi attori che bisogna dirigere bene sul set, eccetera. Ero già un po' polemico con i tuoi attori. No, a parte questo, ci vuoi raccontare quello che vuoi tu, ma soprattutto perché hai deciso di fare del cinema? Per la qualcosa ci vuole moltissima tenacia, moltissima energia e tu e tua moglie Giuditta Tarantelli siete riusciti a fondare, a passare dalla casa di produzione Officina Film a quella che si chiama Strani Film, che è ancora più interessante. Si parte tutto da lontano, dall'università. Io studiavo archeologia, Giuditta studiava storia e ci siamo conosciuti lì e abbiamo cominciato insieme a immaginarci un po' un futuro. Chiaramente quando hai 20 anni non hai ben chiaro che cosa farai, che cosa sarai da adulto. Ciò che è vero è che studiavamo poco e guardavamo tanti film, quello sì. Quindi passavamo anche intere nottate a guardare la filmografia intera di autori che ci interessavano, Truffaut, Kieslowski, Bresson, tutto il neorealismo italiano. Gli esami tardavano ad essere dati, a un certo punto,
capisce che sono passati un po' di anni, è ora di guadagnarsi la pagnotta e quindi abbiamo cercato di dare un senso a quello che ci interessava, no? Cioè usare quello che ci interessava per vivere. Però non è così facile, non è che da un momento all'altro con l'altro tu puoi smettere di studiare archeologia o storia o lettere o quello che è e da lì dire sì, da oggi faccio cinema. No, ci sono dei passaggi intermedi che è importante che tu faccia. Solitamente uno fa una scuola di cinema e poi da lì trova una rete di contatti utili a iniziare a fare i primi cortometraggi, a provare, a vedere se si riesce a narrare per immagini. Però non era il nostro caso, noi il nostro percorso di studi l'avevamo già avviato, non potevamo permetterci di continuare a studiare, quindi pagarci gli studi, e quindi abbiamo fatto quello che meglio ci veniva, cioè scrivere per dei giornali. E quindi abbiamo cominciato a mandare articoli al Corriere della Sera, a vedere se erano interessati. E lì insomma, ci hanno preso a lavorare per loro e facevamo dei piccoli articoli per un inserto del Corriere che si occupa della città, Milano, dove vivevamo già da allora. E sì, Vivi Milano si chiama. E piano piano Vivi Milano poi si era, come dire, in qualche modo orientato verso la rete, perché erano gli anni in cui internet stava esplodendo. Allora da lì abbiamo cominciato a seguire dei servizi invece più legati al video, no? Cioè, gli articoli non erano più articoli per la carta, ma diventavano video inchieste, approfondimenti video. Parallelamente a questo lavoro abbiamo iniziato a fare i primi cortometraggi, mai esorditi, mai usciti, mai visti da nessuno. Perché poi da lì a riuscire a presentare al pubblico il proprio lavoro quando si tratta di un racconto, no? Dove ci sono attori che recitano malissimo perché all'inizio non li sai dirigere, non sai da che parte cominciare. E poi arriva il momento di come prima, insomma, quello che tu consideri il mio primo film, anche se in realtà ci sono un sacco di morti ammazzati prima di come prima, di film rimasti nel cassetto, altri mai montati. Però come prima a un certo punto vede la luce e con lui chiaramente anche una certa parte della critica ci ha dato dei riscontri, ha iniziato a darci dei riscontri perché il film non esiste finché non lo vede il pubblico, perché il film è il pubblico che lo fa anche insieme a te. E da lì abbiamo capito che forse era interessante, cioè stavamo facendo un lavoro di ricerca che doveva continuare, non doveva fermarsi. Però da lì al primo giorno d'inverno, primo film con riconoscimento veneziano, quindi collocato in orizzonti, che poi è, se non ricordo male, una delle sezioni che venivano chiamate un po' la sezione che determina dove sta andando il cinema mondiale, no? E tu dici, cavolo, mi hanno preso qui, forse ora la vita sarà più semplice. E invece no, perché poi passano altri 2008, 2013, 5 anni, prima di riuscire a fare un secondo film. Ti interrompo perché mi è piaciuto molto il tuo inizio, hai detto guardavamo i film di Truffaut e di Bresson e poi dovevamo guadagnarci la pagnotta. Dici, beh, è un po' difficile guardando i film di Truffaut e di Bresson in tutti i sensi, e quindi sei stato anche divertente, senza volerlo, credo. E l'altra interruzione, perché mentre raccontavi questo insisto sul film come prima, che è un film, passa per mediometraggio, ma è un film. In questo c'è anche, esatto, c'è anche la partecipazione di Giuseppe Cederna, no? Sì, ho conosciuto Cederna su quel film, sì. Esatto, e c'è già una grande attenzione, poi ne parliamo
prosegui il tuo racconto, ma ne parliamo spero dopo, è una grande attenzione al linguaggio cinematografico. Chi di noi va al cinema sa che tante volte, non dico che non ci importa cosa un film racconti, assolutamente, certo, ma come racconta un film, come sono costruite le inquadrature, che tipo di linguaggio, come viene montato, come vengono diretti gli attori, che tipo di lavoro si fa. E per essere il film di chi ha guardato tanti film di Truffaut e di Bresson, ce n'erano anche i segni, ce ne sono anche i segni, naturalmente. In realtà quando fai un primo film non sai sinceramente dove stai andando. Vai un po' a naso. Te lo dicono gli altri che cosa stai facendo quando il film è uscito. Te lo cominciano a dire i critici, te lo comincia a dire il pubblico. Sì, tu hai delle linee guida, chiaramente stabilisci delle regole. Che quando devi guidare anche semplicemente una squadra da regista, una squadra di lavoro, un gruppo, e devi poi dirigere gli attori, perché poi il lavoro del regista non è altro che stabilire il punto macchina, stabilire in quante inquadrature frammentare una scena e stabilire che cosa devono dire e fare gli attori in scena. Quando fai questo già stabilisci un linguaggio, esattamente come quando scrivi un racconto e decidi che usi periodi lunghi, oppure, che so, ti riferisci al presente o in prima persona. Ecco, definisci il tuo linguaggio, definisci il tuo stile narrativo, e questo prima lo capisci meglio è, perché per esempio io ho fatto un sacco di formazione, poi a un certo punto avevo una cattedra anche in un'università privata a Milano dove si formano appunto dei giovani registi. E tutte le volte che vai fare esercitazioni il giovane regista tende a dividere in un milione di inquadrature la scena, senza interrogarsi per quale motivo lo stia facendo, no? Quindi primo piano, dettaglio, totale, e tu dici perché mi stai raccontando questo in questo modo? E molto spesso non sanno rispondere, non hanno una risposta, hanno solo un'idea e non capiscono da dove l'hanno. Dove è mutuata, no? E allora piano piano è opportuno domandarsi per quale motivo tu decidi di frammentare o non frammentare la scena. Per esempio, perché mi interessano i piani sequenza, cioè inquadrature lunghe senza stacchi. E allora piano piano mi sono cominciato a domandare, no? Per quale motivo sceglievo un determinato linguaggio. Questo è l'obiettivo, definire un linguaggio e utilizzarlo sperimentando continuamente, cioè senza mai dimenticarsi che le tue scelte determinano poi il prodotto finale, definiscono un prodotto finale, determinano a priori il modo in cui lo spettatore, quindi l'utilizzatore finale del film, vedrà questa storia. Scusa, ti interrompo, faccio una domanda meno tecnica, più da uomo della strada. Hai parlato del racconto, il cinema è racconto, il regista deve decidere con che stile narrativo appunto raccontare qualcosa. Vorrei sapere, e magari anche le persone qui in sala magari vogliono saperlo, come ha influenzato il tuo vivere in provincia e quello che poi sei andato a raccontare appunto nel tuo linguaggio, nel tuo stile cinematografico. Sì, ma guarda,
in realtà il mio continuo a dire che è il primo film, è Il primo giorno d'inverno, ma solo perché supera i 75 minuti ed è quello il confine, no? Primo film, si considera il primo lungometraggio ufficialmente uscito nelle sale. E poi in realtà è chiaro che ovviamente sei più affezionato tu di me a come prima. Quando ho fatto il primo film, ho fatto un film sulla lentezza. Il primo giorno d'inverno è un film sulla lentezza, è un film che si prende i suoi tempi e che racconta la storia di un ragazzino, un adolescente, poco più che un bambino, che non sta al passo con gli altri e che quindi non ha la velocità giusta. E quando abbiamo sceneggiato il film, quando l'abbiamo scritto con Giuditta, ci siamo detti: dobbiamo fare un film sul tempo, cioè sul tempo sbagliato, sul tempo che corre a una certa velocità e su dei personaggi che vanno a velocità diverse. E l'ambientazione, il luogo in cui sono cresciuto, in cui ho passato la mia adolescenza, no? L'ho scelto, uno, perché l'adolescente del film era adolescente, quindi mi ha riportato all'adolescenza mia in qualche modo. Non che io viaggiassi a un tempo diverso dei miei coetanei, anzi ero piuttosto diverso dal protagonista del film. Però, dopo aver vissuto un bel po' di anni in città, ho ben presente le velocità diverse, no? Della campagna a Moscazzano, Montodi, nel fiume. La corrente del fiume va a una velocità, cioè non è che decidi tu a che velocità va la corrente del fiume, lo decide la natura. Se piove va più veloce, se non piove va più lenta, forse, mi sembra. Poi sono delle cose che mi sfuggono della natura, chiaramente. Però c'è una velocità diversa in provincia rispetto alla città. E questo mi interessava molto, mi interessava prendere un personaggio che viaggia a velocità diversa dagli altri, calarlo in un mondo di provincia che viaggia a una sua velocità e coprirlo possibilmente di nebbia. Poi la nebbia non c'era e ho dovuto accontentarmi di un cielo azzurro invernale e di un freddo, un gelo di quelli che pungono la faccia quando vai in motorino, che probabilmente molti di voi se la ricordano, basta la bicicletta per sentire il gelo sulla faccia, quel gelo lì, però quel freddo che congela anche dentro, no? Quando entra nelle ossa fa male. E poi un altro discorso che abbiamo fatto era vogliamo una campagna che ritorni proprio alla campagna delle origini, più vicina alla natura possibile. Poi è chiaro, questa è una campagna altamente, cioè, sfruttata in modo intensivo, che diventa quasi industria, ma il cinema comunque riesce a poeticizzare, no? Quello che vediamo. Quindi quelle inquadrature, quei campi lunghi, con questo motorino che ci mette tantissimo a percorrere lo spazio intero dell'inquadratura, per me era già in qualche modo poesia, ed era già dire senza dire, no? Lasciando soltanto vedere, intravedere nell'inquadratura che c'era qualcosa di più, no? Oltre a quello che vedevamo. Quindi ci interessava anche a livello di sceneggiatura, di scrittura, prendere il gelo interiore del nostro protagonista, che non andava al passo con gli altri, no? Che rimaneva indietro, che era che era un film sulla diversità in qualche modo, anche era inaccettata ancora oggi, tanto a qualche anno di distanza chiaramente dal film, e calarlo appunto in un ambiente
che di per sé non sarebbe ostile, no? Perché è natura, ha i suoi tempi, se la rispetti ti rispetta. Ma in realtà noi ti abbiamo lasciato andare in questa direzione per sentire i dettagli. Io faccio il punto della situazione. Come prima racconta la storia di una diversità, no? Il protagonista in pratica deve recuperare, o forse non ci riesce, insomma, un difficile rapporto con il padre che, siccome si sente in colpa, torna da lui dopo l'incidente che ha avuto questo ragazzo e che deve gestire la sua disabilità. E qui c'era anche una componente un po' autobiografica, se vogliamo, lasciando perdere la questione familiare. Certo, no, il film. Parliamo di ciò che conosciamo, mi sono detto. Ma certamente, nel secondo, perché hai detto tu, hai usato la parola diversità, allora mi hai dato il link, lui ha parlato di narrazione, io ero andato subito sul linguaggio cinematografico e allora facciamo il punto. Esatto. E il secondo, Il primo giorno d'inverno, è la storia di un ragazzo che anche lui, come dire, qualche momento di grande difficoltà lo mostra, la sua diversità è sia nella ricerca di un'identità sessuale che nel rapporto con i compagni di scuola, no? Ed è fieramente diverso, fieramente lontano dagli altri anche, e poi accanto alla città e alla campagna abbiamo anche i corpi, perché sta attento al suo corpo, cerca di essere carino, di fare gli esercizi, no? nella sua stanza. Quindi una diversità di questo tipo. Corpi estranei, che è il tuo ultimo e bellissimo film, mi permetto di sottolinearlo, è una storia che racconta di un padre il quale deve venire nella grande città per portare il figlio in un reparto di oncologia e fare e avere delle terapie adeguate. In questo luogo incontra un ragazzo, a proposito di diversità, proveniente dal Nord Africa, che è lì per curare, aiutare, va a trovare un amico. E quindi, come dire, mettendo insieme un po' malamente le diversità, le sto facendo un po' deflagrare. Mi aiuti a mettere ordine anche quello che ho combinato negli ultimi anni. No, assolutamente. In tutto questo, in questo percorso, ho esordito dicendo la tenacia, la costanza, la capacità, la volontà di fare dei film. Bertolucci diceva che un regista è uno che trova i soldi per fare i film quando era giovane. Tu hai esordito in un altro modo, ma mi è sempre stata molto simpatica quella battuta, no? Quindi, è uno che dirige, cioè, un regista è uno che trova i soldi per farlo. Quindi già abbiamo un altro tassello pragmatico. Tutto questo, tutte queste storie estremamente interessanti, il tuo ultimo film, raccontano alcune delle cose che io sto sintetizzando malamente e stanno dentro un sistema produttivo di un certo tipo, perché tu i soldi li hai trovati, i film sono andati in sala, l'ultimo è stato presentato al Festival di Roma, e i soldi trovati per fare i film, per parlare di queste cose, hanno costruito un linguaggio cinematografico nel quale, come prima, cui sono affezionato, alle inquadrature di corpi estranei, si vede la tua ricerca, la tua attenzione e la tua capacità di, tra virgolette, perché lo uso non in senso riduttivo, fotografare il mondo e dare e costruire e raccontare agli altri una visione del mondo. Quindi, come si fa a trovare i soldi, a scrivere il tutto, ad arrivare a costruire una visione del mondo? Poi c'è la campagna, c'è la città, c'è la diversità di tutti i tipi. Sì, ogni film è nato chiaramente in un periodo diverso, no, della nostra vita e produzione. È chiaro che ogni volta che tu fai un film nuovo dovrebbe essere sempre più semplice trovare il modo di farlo. Dai primi film in cui si chiede a tutti, compresi se stessi, no? di partecipare in maniera volontaria, agli ultimi in cui si costruisce un budget e si ottengono finanziamenti privati e pubblici per realizzarlo. È chiaro che è un percorso lungo, bisogna creare
chiaramente un know-how, no? Non puoi pretendere di partire subito con il primo film con tutti i finanziamenti necessari per farlo. Chi sono i matti della Strani Film, oltre a voi due? Ho usato un'espressione che ha definito lui i produttori, ho capito bene prima? Okay. Ti interrompo in questo modo perché sono interessanti queste cose. Prima lui col vino diceva abbiamo trovato due matti. Non ho bevuto vino, cioè ho bevuto poco vino, sembra che sono... Una provocazione per sapere chi erano i matti. Dopo il primo film ufficiale a Venezia abbiamo provato a cercare altri produttori che ci affiancassero così. Poi a un certo punto, un giorno, abbiamo conosciuto due imprenditori che abitavano vicino a noi e che avevano voglia di, cioè già loro diversificavano un po' i loro investimenti investendo in motori elettrici, in certe cose insomma che ritenevano interessanti e a un certo punto ci hanno proposto a me e Giulitta di entrare in società con loro e fondare una piccola banda di produzione cinematografica perché avevano bisogno di provare anche quella cosa lì. Lo sottolineo, dati i tempi, degli imprenditori decidono di fondare una piccola casa cinematografica. Si aspettano idee e iniziative per il futuro. Sì, noi abbiamo partecipato con il nostro know-how acquisito negli ultimi, con la presenza a Venezia, con un progetto nuovo da sviluppare. Loro hanno finanziato il 50% della società, l'altro 50% è nostro e abbiamo creato questa cosa nuova che si chiama Strani Film, ma perché nasce da una stranezza proprio, no? da un incontro stranissimo tra imprenditori che non c'entrano niente col cinema e due che invece hanno tenacemente tenuto duro, no? E poi facciamo questo film, riusciamo a farlo e va in concorso a Roma insieme a Dallas Buyers Club, a Her, come si dice, e un sacco di altri film giganteschi con dei budget indicibili, no? E siamo in concorso lì con loro, in concorso ufficiale e un'altra volta ci sembra che sia successo qualcosa, no? di strano, di inaspettato, sì, di strano. Loro si ritrovano con noi a rappresentare Strani Film, a fare il tappeto rosso e a partecipare al mercato dove si discute di vendite internazionali, cessione di diritti e così via, cosa che non avevamo mai fatto prima e che ora continuano ad affiancarci con i nuovi progetti. Abbiamo prodotto quest'estate un giovane autore, sua opera prima, uscirà questa primavera. I Cormorani è il titolo del film. I Cormorani, ed è un'altra storia ambientata in provincia, questa volta però in Piemonte, in una zona tra Torino e Ivrea, come si chiama? Il Canavese, esatto, il Canavese, scusa, mi dimentico sempre. Una zona quasi gozzaniana. Sì, esatto, gozzaniana, è vero. Volevo romperti le scatole perché quando hai detto del produttore, scusate io lo interrompo a scopo didattico, ognuno ha i suoi limiti, io quello. Quando hai parlato di questi produttori che non si occupavano in realtà di cinema, sembra, fammi dire questa cosa, che magari è una cavolata ma la trovo molto romantica, come quando nasce il grande cinema italiano negli anni 50 e negli anni 60, no? E quelli che producono i grandi film dei grandi autori, all'inizio, so, penso ai Rizzoli, eccetera, non ne fregava niente del cinema, non sapevano cosa fosse, questi sono più motivati per altri motivi, no? Quelli mettevano dei soldi,
in qualche modo, no? Quindi anche l'invenzione o la reinvenzione all'italiana di un sistema produttivo, sì, per permettere di fare del cinema, no, non è male. Sì, sì. O sbaglio? Non stiamo parlando di super cifroni, stiamo parlando non di importa. Un indispensabile per tenere in piedi una società che di volta in volta poi cerca finanziamenti per fare i film. Però è tantissimo comunque. È già un bel supporto per due autori che possono permettersi, oltre che di cercare finanziamenti, anche di sviluppare progetti propri. Questo sì. Lui diceva del film presentato a Roma, se voi andate in rete, guardate il sito, vi riferite a Corpi Estranei, ha delle bellissime, unanimemente, delle bellissime critiche. Io sono affezionato a quella di Borro, che ha scritto delle cose molto belle e molto puntuali, che non ho anche fatta con grande precisione, cosa che non fa di solito sempre con alcuni film che deve un po' più sponsorizzare d'assalto. Quindi è attenta e precisa e cita e ricorda anche gli altri tuoi film. Ed è una critica che mi è parsa molto adeguata, che condivido pienamente. Hai ricevuto una accoglienza molto buona e unanimemente buona, quindi sì, siamo passati dalla dimensione produttiva a quella della ricezione. Sì, okay. Se ci fossero in sala giovani, perché mi sembra di vedere anche facce un po' giovani di persone che vogliono fare cinema, ecco, è molto importante, oltre a definire uno stile molto personale, che non deve essere la copia di altre cose, ma i giovani studenti di cinema di solito fanno i film alla Tarantino, alla Lynch, no? Si divertono a scimmiottare un po' questi grandi personaggi che hanno peraltro fanno film magnifici, però con uno stile talmente invadente, no? che se lo copi, cioè non riesce a fare una cosa nuova. Ecco, cercare strade nuove invece è importante, riferirsi un po' al passato anche, e capire dove, che strada hanno fatto gli altri, no? per definire uno stile, riguardarsi, che ne so, anche lo stesso Tarantino, Kubrick, e capire dal primo all'ultimo film come è cambiato, che tipo di sviluppo ha avuto, questo è molto importante. E poi è importante che ascoltare che cosa hanno gli altri da dire, no? Tutte le volte che fai un film hai le critiche positive e le critiche negative. Ascoltare un po' tutto e cercare di capire perché ti stanno dicendo questo, nel bene e nel male anche. E poi continuare a sperimentare nonostante le critiche negative, no? Quando uscì il nostro primo film a Venezia ci fu un massacro mediatico da parte dei critici via internet, che poi erano soprattutto blogger, no? che possono scrivere tutto senza freni, poi senza neanche, come dire, il controllo di un caporedattore in qualche modo, no? E quella cosa lì però ti fa tanto bene, oltre a devastarti in quel momento, ti fa tanto bene perché ti fa capire qual è la pancia, no? Che cosa dice la pancia della rete, delle persone, della gente. Questo approccio super democratico, no? Sempre sostenuto la democrazia, lì mi incazzavo, cioè diventavo Hitler, no? Dicevo no, perché devono poter scrivere queste persone? In realtà devono poter scrivere, è importante che scrivano, ed è importante che tu veda che cosa la gente dice quando può parlare sul tuo film. E poi piano piano tu correggi il tiro, capisci, ma non perché ti hanno detto loro che fa schifo quella roba lì, perché semplicemente provi a sentire, no? Anche col cuore, anche tu con la pancia in qualche modo, dove stai andando. Non lo capisci da solo, te lo devono dire gli altri dove stai andando, perché hanno uno sguardo più esterno. È importante lo sguardo esterno. Lo sguardo esterno ti dice dove stai andando, lo sguardo interno ti dice dove vuoi andare, è diverso. Rompo ancora le scatole io? No, perché devi fare velocemente ai critici.
perché poi ci sono i critici, quelli ufficiali, che quando leggi sono quelli che leggi usi come riferimento per scegliere se andare o non andare al cinema, per esempio, a volte, e a vedere un certo autore, oppure a volte dici ma ci vado lo stesso anche se questo l'ha stroncato. Anzi, ci vado apposta. Ci vado apposta, se Anselma Dell'Olio stronca, vado subito. Minimo. Se, che ne so, Meleghetti stronca, vado, perché non mi sta simpatico. Non lo è. Vabbè, poi non può. Però, se, per esempio, non so, se Porro... Ecco, in Porro, mi hai parlato di Porro, è interessante perché lo capisci subito se sta scrivendo una cosa perché la deve scrivere o la sta scrivendo perché gli arriva un po' dal cuore. E così, sono umani, che dice alla fine, quindi alla fine sono umani. Per me è molto importante, adesso ne conosco un po' di critici che mi conoscono e quindi che io vado a ringraziare quando scrivo delle cose belle, e è molto importante secondo me sentire cosa hanno da dire anche quando lo stai facendo il film. Quando hai magari delle copie lavoro che non sono ancora pronte, non è ancora il film che presenterai al festival, e allora glielo mandi e gli chiedi cosa ne pensano. E questo ti aiuta molto. Perché su 30 critici magari ci sono 10 che ti piacciono particolarmente, e a me è capitato di sottoporre i corpi estranei a questi, insomma, forse meno di 10, adesso con il nuovo film, quello di Fabio, quello che ho prodotto, l'abbiamo sottoposto a un numero maggiore. Secondo me è molto importante che i critici ti diano un riscontro anche mentre stai lavorando, e questo in Europa capita normalmente, cioè, i colleghi francesi, spagnoli che hanno, ma se pensate allo stesso Truffaut, no? Si circondava di critici che gli dicevano dove stava andando, con i quali è un po' romantica come cosa, no? Però altri registi, altri produttori, critici cinematografici, tutti insieme che guardano un film che sta nascendo e dicono la loro, come fossero una specie di tester, no? Collegandomi a cosa che stai dicendo adesso, spesso, diciamo che negli anni è abbastanza chiaro quello che, diciamo, interessava raccontare, no? Però appunto parlando dei critici, no, che sono un po' considerati l'elite del pubblico, spesso ai corsi di cinema dicono decidi cosa raccontare e decidi a quale pubblico raccontarlo. Qual è il tuo pubblico e nei prossimi lavori che stai sviluppando cosa racconterai e insomma in che direzione? Sempre un problema quello del pubblico, perché più cerchi di prevederlo, peggio è. Più cerchi di confezionare un prodotto orientato e più ti allontani dall'obiettivo, secondo me. Cioè è valida. Un discorso valido per il prodotto industriale cinema, no? Che ovvio anche il cinema d'autore a un certo punto deve fare i conti con l'industria, anzi da subito, però è già meno importante, proprio perché è cinema d'autore, quindi è un prodotto culturale prima di tutto. Fa riferimento al Ministero per i beni e attività culturali e turismo. Non fa riferimento al Ministero dell'Industria, no? Esattamente come il teatro, no? C'è il teatro che sperimenta, fa cultura, approfondisce, cerca nuove strade, e poi c'è il musical prodotto con i ragazzini usciti da Amici di Maria De Filippi, per dire. Quello è un prodotto
che punta a fare un prodotto mainstream, che punta a fare botteghino. È così ovunque, no? Tutte le arti più o meno hanno preso, si sono suddivise in queste due direzioni. Puoi decidere di creare un prodotto culturale oppure di creare un prodotto che faccia business. Solitamente il prodotto che fa business non è sostenuto, non ha dei fondi statali che lo sostengono, così dovrebbe essere. Che poi tra l'altro questa cosa dei fondi statali è un argomento delicato e vorrei velocemente puntualizzare che non sono soldi dati a fondo perduto, sono soldi che tu al Ministero per i beni e attività culturali devi ridare con gli incassi al botteghino. Quindi se non glieli ridai tutti, quelli che ti hanno concesso, perché fondamentalmente non è altro che un prestito senza interessi, se non li ridai, loro hanno, tu hai 5 anni di tempo per ridarglieli, forse 6 da quest'anno, e se non glieli dai dopo il sesto anno, loro diventano, cioè il ministero diventa proprietario del film. Quindi tutte le volte che il film viene richiesto e proiettato, i diritti vanno direttamente al ministero, che piano piano si riprende i soldi che ti ha dato. Beh, è chiaro che li riprende di solito quelli che ti dà, anche perché non ne dà tanti. E questo giusto per puntualizzare le parole del vecchio Brunetta, che erano state tanto cattive nei confronti di chi prendeva i fondi del cinema e ministeriali. È chiaro che ai fondi ministeriali non è che arrivi col primo film subito così, perché ci vuole una casa di produzione che abbia dia delle garanzie al ministero in questo senso, che quindi ci sia un piano marketing ben preciso, che ci sia, però nonostante tutto è sempre un prodotto culturale quello che tu vai a fare, un prodotto culturale che si riferisce ad un pubblico più ampio possibile, e loro anche questo valutano in qualche modo, tengono conto un po' di quanto costa il film, quanto gli stai chiedendo, che tipo di distribuzione hai in mente, e costruiscono, cioè decidono di dare o non dare in base a quello. È chiaro che se io a priori stabilisco un pubblico, rischio di tagliarmi un po' le gambe da solo, no? I miei film, ogni volta mi stupisco perché dico, pensavo fosse solo per un certo pubblico, e invece poi, che ne so, facciamo i mattinè con le scuole e si riempie la sala e gli alunni stanno zitti e guardano e sono contenti e dopo partecipano al dibattito. E dico, cavolo, ma io non ho fatto un film per i ragazzini. Cioè, I corpi estranei è un film dolorosissimo, è un film che non è che consiglio tanto di andare a vedere. No? E dice, perché lo fai allora? Non lo so, se parte dalla pancia, non è un prodotto come una merendina confezionata, non è la Fiesta o il tegolino, che faccio lo studio di mercato, e dopo lo studio di mercato, quando mi arrivano tutti i dati, guardo i grafici e stabilisco per chi è, e se devo aggiungere dell'aroma che ricorda la girella, non ce la faccio, non mi interessa proprio fare una roba del genere, è tutta un'altra cosa. Cioè adesso col film nuovo finalmente le cose stanno un po' cambiando, vediamo che dopo anni e anni di lavoro cominciamo a suscitare interesse, no? Di altre case di produzione. Forse questo aspetto è legato anche alla differenza tra appunto il cinema di intrattenimento e il cinema di cultura, informazione, formazione, forse no? Sì, cioè,
perché il cinema è troppo democratico, perché il teatro, per esempio, no? È rimasta quella cosa del teatro, no? Che uno, ah, vai a teatro. E, giusto, non è un po' così, ah, vai a teatro, vado a teatro, no? Se un ragazzo di 20 anni dice a una tipa, vado a teatro, andiamo a teatro, cioè, devono essere due tipi di un certo... fatti in un certo modo, no? Se no lei esce con un altro, in alcuni casi. Sì, se no ti dici, no, andiamo a McDonald's, no, sono diversi, no? I due tipi umani. Poi ci sono quelli che vanno a McDonald's e vanno a teatro. Però per il teatro c'è più rispetto, no? In generale. Quindi non si pensa al teatro come uno strumento per far soldi. Quando io parlo, che ne so, con i miei parenti o con gli amici dei miei parenti a tavola, mi ritrovo in quelle tavolate dove sono tante persone tutte diverse, io sono molto settoriale, ho amici che la pensano tutti allo stesso modo, quindi mi penso che il mondo sia fatto così, invece poi quando vado a tavola con i parenti capisco che il mondo è un'altra roba, no? E allora lì mi dicono, ma tu non hai capito un cazzo, perché fai sto cinema qua, non guadagni niente, così proprio, tranchant, mi dicono così. E io dico, ma io non voglio guadagnare tanto, cioè mi basta quello che ho, non voglio diventare ricco, perché poi c'è questa cosa che bisogna diventare ricchi per forza. A me non mi interessa diventare ricco, a me mi basta quello che ho. E no, guarda, come si chiama quello che fa tanti film adesso, fa vendere... Zalone. Guarda Zalone. E lui con quattro cose ha fatto i soldi, ha fatto guadagnare, poi mi dicono le cifre, io non me ne ricordo neanche le cifre quando... E allora non c'è rispetto per il cinema, perché sul teatro nessuno rompe le palle così a chi fa teatro. A me mi dà fastidio, perché mi innervosisco facilmente per queste cose. Questo, poi non vado tanto alle cene con i parenti. E dicono che me la tiro, che... Però per il teatro non succede. Forse si è dimenticato nel cinema che esiste appunto l'intrattenimento, esiste anche altro. E forse se siamo qui stasera anche per ricordare che esiste una varietà di modi di fare cinema, e non è solo monolitico, è solo, diciamo... Ma basta marcare il confine francese o monopolio o tedesco e capisci che c'è siamo noi che siamo sbagliati, cioè poi in Francia fanno un sacco di merdate anche lì, però in generale hanno una legge che protegge molto di più il cinema, quindi televisioni obbligate a comprare film francesi per una certa percentuale. Da noi sì, abbiamo una legge che obbliga la RAI a trasmettere, non mi ricordo la percentuale, penso il 60% di film italiani, però valgono anche Franco e Ciccio e i film degli anni... Invece... Sì, valgono tutte quelle robe, per dire, basta rimandare tutto Totò e loro sono a posto. In Francia invece c'è un limite di data, cioè i film dell'anno scorso. Tutti i film della produzione dell'ultimo anno, tra quelli siete obbligate televisioni ad acquistare. Quindi cosa vuol dire? Che tu quando fai il piano marketing del tuo film nuovo, puoi mettere dentro una percentuale che arriva dalle televisioni, automatica. Vi copre il 30% del budget. Cioè, immaginate la differenza. Perché gli fanno 10 volte i film che facciamo noi in un anno? Perché ci sono delle leggi che stabiliscono come vanno spesi i soldi, come l'industria deve aiutarsi vicendevolmente per creare nuovi prodotti. Partito questo imbolo molto interessante parlando della Francia, perché poi magari ci racconterà che ha in corso un progetto che c'entra con la Francia, si può dire fin qui posso? Sì, ok. Puoi andare avanti quanto vuoi, io al massimo faccio scena a monta. Ah, ok. Non dici troppo. Ok, aggiudicato. No, non rivelerò quello che mi... adesso lo dico subito. Ma prima tu, poi gli passo... hai detto una cosa importante. Poi chiediamo anche a loro tutte le curiosità, così non diventa un dialogo a tre, vogliamo fare una comunicazione.
comunicazione informale la stiamo facendo. No, ma ci sta dicendo tante cose importanti. Tu hai detto una cosa che mi ha molto interessato, poi torniamo nel rapporto pubblico. Hai detto che mi è successo una volta, sentendo anni fa un gruppo di scrittori che pubblicavano presso case editrici più o meno nobili, appunto, dalla Feltrinelli alla Einaudi, che a volte anche questi chiedevano di avere come dei padri interlocutori. Tu hai detto: vorrei far vedere quello che sto facendo a dei critici, no? Non soltanto il critico che ti stronca o che ti lecca, quello che magari, se è bravo, come hai detto tu, si sente che quella roba lì la deve scrivere, perché non si può parlare male troppo di quello lì, perché in questo momento è sulla cresta dell'onda e non si può neanche fare troppo gli snob, però bisogna anche dire qualcosina di carino per quello che magari è un po' meno distribuito. Il fatto che il critico partecipi, come a volte hanno chiesto poeti e scrittori, qualcuno che ti influenza, ti indirizza, può venire per il teatro, per altre cose, costruttivamente, e ti dice: guarda che il tuo teatro, il tuo cinema è un po' vecchio, guarda che va bene quello che stai facendo, delle ottime idee, ma tu devi tenere un po' più conto del fatto che deve arrivare anche a qualcuno in più. Oppure, quello che stai facendo del cinema e del teatro, che è solo per mia zia, che è molto simpatica, ma come lei sono rimaste decisamente in poche, non va bene. E questo però è un discorso che probabilmente vale anche per tutto il mondo culturale e per un certo modo mediatico di rappresentarlo, no? Non avere degli interlocutori che abbiano anche veramente voglia. Io sono un critico, ma non soltanto perché poi mi faccio i miei 48 film a settimana e pubblico su un bel quotidiano, no, io capisco che devo dire delle cose a uno bravo, magari a uno emergente, perché faccia meglio, perché riesca a interpretare meglio. Prima ho parlato di chi inquadra e fotografa il mondo, perché poi dà una interpretazione del mondo, un punto di vista, no? E questa è una cosa molto interessante che mi piacerebbe. Poi è aperto il dibattito per tutti e tutte le curiosità, noi abbiamo visto che lo interrompiamo tranquillamente. Poi lui ti deve chiedere qualcosa. Cosa pensi? Tu intendevi qualcosa del genere? Cioè, il critico che fa parte non solo biecamente dell'establishment culturale, quindi, ma qualcuno che magari viene anche sul set. Appunto, che i critici molto spesso sono anche collaboratori di festival. Quindi collaboratori sono quelli che aiutano, diciamo, il direttore a scegliere i film, i selezionatori. Sì, c'è un grande fermento al Festival di Torino, ci sono un sacco di critici che collaborano, ma tutti i festival hanno tra i selezionatori dei critici riconosciuti. E quindi cosa vuol dire? Che queste persone sono abituate a vedere film, non solo film che usciranno in sala in Italia, ma film anche presentati a grandi festival internazionali, e quindi ha un'idea generale di che direzione sta prendendo il cinema mondiale oggi. E quindi sono le persone che possono in qualche modo darti dei riferimenti, no? Quei riferimenti che magari non hai, non capisci perché hai fatto quella cosa, però la fai perché senti doverla fare. Parlo di scelte di linguaggio, per esempio, no? E loro magari ti dicono: cavolo, mi ricorda questo autore, tu scopri che c'è Minervini che ha fatto delle cose che non sapevi esistere, o a Pisa Bombe, la Statacool, ne abbiamo parlato a tavola. E così, e con loro tantissimi altri autori che stanno definendo le linee, no? Guida del cinema mondiale. Perché il cinema è ricerca, e quindi hai bisogno di chi questa ricerca la non solo ne operi dall'interno, ma fa chi questa ricerca la osserva, la studia, la approfondisce. Ecco, è un'idea un po' romantica, no? Che registi e critici possano in qualche modo, ma anche esponenti della cultura,
possano in qualche modo collaborare, no? Leggendo, guardando, mettendo in partecipando, ecco, in qualche modo. Io volevo innanzitutto fare appunto, allora faccio il ruolo dell'uomo della strada, spezzo una lancia a favore di, adesso mio dirai, a favore di Zanone, nel senso che era per dire che hai preso l'esempio della Francia o di altri mercati dove hanno anche loro, diciamo, il loro Zalone, tra virgolette, i film appunto comici, intrattenimento, i film di ricerca. Tu rappresenti appunto un regista che fa film di ricerca e quindi mi piacerebbe capire come lavori, soprattutto nel linguaggio, perché il cinema, se qualcuno l'ha definito un'arte, lavora con diversi linguaggi, per cui la scelta appunto della fotografia, i linguaggi sono appunto la fotografia, il montaggio, la direzione dell'attore, la sceneggiatura, eccetera eccetera. Vorrei capire come tu lavori su questo. Parlavamo prima di venire qua appunto del lavoro che hai fatto sui Corpi Estranei con un attore importante, insomma molto presente, come Filippo Timi. Ci piacerebbe capire come lavori su questo. Sì, mi sembra di aver capito che a me piace mescolare attori professionisti e non professionisti, quindi prendere persone della strada, che ne so, il kebabaro sotto casa mia, e farlo recitare con attori professionisti abituati a fare grande cinema, teatro, quindi Filippo Timi. Filippo Timi aveva una scena col kebabaro, per dire, anche, che però non faceva il kebabaro come nella vita, ma faceva come si chiama quello che gestisce lo sfasciacarrozze. E poi un ragazzino arabo di 16 anni, che aveva fatto un laboratorio di teatro estivo per non stare per strada con i suoi amici, e che di linguaggio cinematografico non sa niente, che di tempi recitativi non sa niente, e presi e messi insieme, no? Filippo Timi, che ha fatto, insomma, grandi film, ha lavorato con Bellocchio, Salvatore, aiutami, come sai di più. Dicevi anche però un attore da contenere. Beh, Filippo Timi è un attore, come tutti gli attori fa l'attore. Quando gli attori fanno gli attori, a volte fanno anche un po' gli autori di se stessi, no? Quindi se tu hai un personaggio in mente, una sceneggiatura scritta, un protagonista che ha determinate caratteristiche, è importante che, considerato che poi tra l'altro l'abbiamo scritto pensando a lui, vestito su di lui, sul suo corpo, sulla sua presenza scenica, Tutto ciò che non c'entra con quello che tu hai immaginato, devi evitare che prenda il sopravvento. Mi sa che lui voleva chiedere quanto gli sei stato addosso, per esempio, e in che modo, come si fa a fargli fare quello che vuoi tu. Abbiamo parlato di questo perché è una cosa che abbiamo capito vedendo il film, la prima volta al cinema Beltrade, quando l'ho visto, mi ha colpito moltissimo, io ho molta simpatia per Timi, però quando un attore un po' debordante, così presente, viene gestito così bene, è merito del regista, quindi sei riuscito a fargli fare quello che volevi tu. Sì, però in realtà, sì, va bene. Qual è il trucco? L'hai picchiato, l'hai imbattagliato, gli hai dato qualcosa? No, l'idea, cioè, è chiaro, se conoscete Filippo Timi, lo provate a guardare nei film che ha fatto, gli spettacoli teatrali, molto spesso è un personaggio sopra, fa personaggi sopra le righe, però gli chiedono di fare personaggi sopra le righe. È chiaro che quando nel film di Bellocchio fa Mussolini non può essere mesto e come un cagnolino da salotto. Ed è bravissimo, peraltro. Deve essere strabordante, deve essere incontenibile,
ed è giusto, per il nostro film non poteva essere così. È chiaro, siamo abituati a vederlo in Don Giovanni, nell'Amleto, e tutti questi personaggi super carichi e strabordanti, poi guardiamo Ruggine e lo vediamo fare un pediatra impazzito che vaga emettendo versi. È chiaro, ce l'abbiamo in mente tutti come un attore che fa personaggi che strabordano. Qui mi serviva molto contenuto e per contenerlo bisogna semplicemente chiedergli di asciugare il più possibile. Tutte le volte che va un pochino fuori, tutte le volte che propone qualcosa che non è compatibile con il tuo personaggio, tu devi essere più forte di lui, però non è una battaglia, una lotta, è un lavoro per ottenere la fiducia. È una sofisticata costruzione. È importante che lui abbia fiducia, che tutti gli attori abbiano fiducia del regista. E a quel punto, se hanno fiducia, si affidano completamente e stabiliscono. Nel suo caso non era proprio affidato completamente, ho attori che si affidano, ho avuto attori che si affidavano a me in maniera più completa, più totale. C'è sempre un po' quella cosa che devi trovare la chiave. E la mia chiave era quella di essere sempre un po' triste e un po' serio. E quindi lui tuttora lui pensa che sono molto serio. In realtà io non sono molto serio. Sono serio soltanto quando trovo importante puntualizzare cose del mio lavoro. E soprattutto poi dopo se riusciamo a mangiare o se stiamo insieme un pomeriggio, cioè si capisce subito che non sono tanto serio. Però quando si tratta di lavoro e quando si tratta di dirigere gli attori, tra l'altro lo faccio con un corpo che non si muove, quindi non sono in grado di far vedere come si fa. E molti registi pensano che ci voglia un corpo che si muove per spiegare agli attori come muoversi. In realtà è sufficiente dare delle indicazioni metaforiche a volte, no? Oppure semplicemente parlare tanto prima di provare qualcosa. E allora in questo c'è da riconoscere a Filippo Timi che ha una capacità di apprendere i personaggi parlandone, solo parlandone, che è sopra la norma. Giuditta in questo può confermare. Poi, chiaro, propone, come tutti gli attori, e quando gli attori propongono bisogna sempre un po' lavorare per contenerli. Però sono proposte positive, cioè non lo fanno di certo per distruggere il prodotto, lo fanno anzi per aggiungere qualcosa. A volte serve un personaggio asciutto e quindi asciutto deve essere. Quando l'avete scelto avete messo in conto questa cosa? Sì, questa cosa l'abbiamo messa in conto, non pensavo fosse così energico e barocco, me lo immaginavo sì, un po' carico ma non così, sembra sempre una festa per lui, però quando, cioè, è un attore professionista, quindi tu ci lavori 3 giorni, la lettura della sceneggiatura e capisci, e poi mi piace dare gli svantaggi agli attori. Quindi per esempio con Filippo abbiamo stabilito che doveva recuperare la lingua di suo padre, quindi l'umbro, cosa che aveva già fatto in passato, però doveva usarla per comunicare con un ragazzo arabo che non aveva la possibilità di usare la lingua italiana. Quindi ho reso i due personaggi che dovevano entrare in relazione di più nel film incapaci di comunicare con la stessa lingua. In quel caso, se tu dai 2 svantaggi così ai 2 attori, devono trovare una strada nuova per comunicare. Quindi prendo il ragazzino, gli dico recuperiamo anche per te la lingua di tuo padre, l'arabo. Lavoriamo in arabo tutto il tempo per un anno, circa 9 mesi forse, da luglio ad aprile, da luglio dell'anno prima ad aprile del 2013. E lavoriamo moltissimo sul linguaggio, traduciamo tutti i testi in arabo,
lui recita in Aramo, lavora in Aramo tutto il tempo. Quando gli faccio incontrare Filippo Timi, lo faccio dopo avergli fatto vedere lo spettacolo Favola, in cui Filippo Timi sta sui tacchi a spillo e recita il ruolo di una donna nell'America degli anni 50. Lui, tra l'altro, relazione di 16 anni di Melegnano, per dire, che è abituato a frequentare i suoi pari, andare male a scuola e a cazzeggiare parecchio, un po' omofobo, lo porto a teatro a vedere Timi, vestito da donna tutto il tempo, e dico guarda che lavori con lui. E poi lo porto a casa di Filippo e li faccio lavorare insieme un pomeriggio. Su che cosa? Sul contatto fisico, subito. Su quella che diventerà una scena di scontro fisico tra loro due. E chiaramente se tu prendi due persone così diverse, con due preparazioni differenti, no? Cioè, uno arriva da un sacco di domande e risposte sulla recitazione e l'altro arriva dal niente, cioè da una vita che non c'entra niente con la recitazione. A parte questo come vi dicevo, questa esperienza estiva in teatro fatta insomma in uno spazio che aggrega adolescenti. E lì tu gli dai due svantaggi, prendi già due soggetti svantaggiati a loro modo, e poi boom, li metti insieme e li fai esplodere. Ecco, lì io, quell'anno lì ho capito che forse mi interessava tanto la ricerca in questa direzione. Infatti è una cosa che sto continuando. Beh, nel film c'è anche un bellissimo rapporto tra il corpo del padre e il corpo del piccolo. L'attenzione che ha Timi col bambino è anche quella molto, molto curata. Senti, poi ci parli anche del tuo progetto futuro, magari. Avete qualcosa da chiedergli su quello che abbiamo detto? Vedo anche delle facce giovani, qualcuno magari che vuole, che fa delle cose di cinema, che è interessato alle immagini. Vedo delle facce note. Prima hai citato Kubrick, qui abbiamo un grandissimo studioso di Kubrick, che è Massimo Lori, e che è anche l'autore dei testi di un bellissimo sito scolastico del Pacioli dedicato al cinema. Non faccio tutti gli altri nomi, vedo dei volti noti e quindi potrebbero dire qualcosa, naturalmente. C'è chi fa del cinema con la scuola, che scrive, e quelli che non conosco. Noi siamo andati un po' così, quindi per ascoltare lui ci abbiamo interagito in vario modo, siamo andati un po' a ruota libera, neanche i miei limiti didattici hanno funzionato, quindi. Prego. Io sono Emanuele, volevo farle una domanda rispetto a quello che è il processo creativo della scrittura. In riferimento soprattutto al suo film Il primo giorno d'inverno, ho trovato molto interessante, molto intenso tutto ciò che è montaggio e tutto ciò che non è detto nel film. Cioè, volevo chiederle quanto è importante nel processo di scrittura, quindi proprio nella sceneggiatura, ciò che in realtà poi non si vede nell'immagine. Cioè, quanto è importante il non detto rispetto invece a ciò che viene mostrato? Sì, è importante, tanto quanto quello che mostri, a volte di più. È un equilibrio molto, molto delicato, però. Se dici troppo, sbrodoli. Se dici troppo poco, rischi di creare un prodotto incomprensibile. Quindi bisogna lottare continuamente per tenere questa bilancia in equilibrio. Poi è chiaro che dipende anche dai contesti, e qui probabilmente ha ragione chi si interroga sul pubblico, no? Perché se prendiamo, come si chiama quel film di Apichapong dove ci sono un sacco di immagini in questo bosco, infinite? Sì, o con i precedenti, Tropical Malady, bravissimo. Ecco, Tropical Malady è un film che dura un casino, tra l'altro, dura penso 3 ore. Ecco, quando tu pensi, un film di 3 ore, come Tropical Malady, dove la prima metà cerca di essere narrativa, la seconda diventa completamente onirica,
Non è un film che è costruito per il pubblico, no? Non so se lo conosci. Ok, non è un film costruito per il pubblico. È un film che se ne sbatte altamente del pubblico. È un film che ha una direzione totalmente, totalmente sperimentale. A Pisa Pong è uno che, non so mai si chiama, era stata quello a Pisa Pong, a Pisa Pong deve essere il nome. Sì. Okay. L'ultimo, Cemetery of Splendor, è molto molto bello e richiede allo spettatore un certo impegno. Beh, anche Tropical Mare. Sì. A proposito di quello che non si vede. Esatto. E allora, cosa facciamo? Ci chiediamo, prima di tutto, ok, questo film deve essere visto da qualcuno. Prendiamo anche Holly Motors, no? di Carrard. Sono tutti autori che arrivano a, ma neanche a un certo punto, perché alcuni cominciano proprio così, e quindi dici, non è che sono arrivati a un certo punto che hanno cominciato a sbattersene, diciamo, pensava il pubblico, perché ormai tanto vanno tutti i grandi festival internazionali, hanno un pubblico che li segue. E secondo me a un certo punto non è così importante pensare al pubblico, però devi un po' lottare per cercare di trovare un equilibrio che forse è un po' più la tua firma, no? Quindi un film in cui ti riconosci è quello che devi riuscire a fare, è un film che sei pronto a difendere con i denti, a difendere nonostante tutto, in qualsiasi contesto, un film di cui non ti vergogni, un film che ti rappresenti, che è un po' quello forse l'obiettivo dell'autore, perché altrimenti se ti interroghi su soltanto sull'equilibrio, soltanto sul pubblico che dovrà vederlo, rischi di fare una cosa che è più, si riconoscono gli altri e non tu. È proprio il grande dilemma dell'autore, no? Che poi autore è un parolone, perché poi perché sia autore come creatore di qualche cosa, stop, senza, insomma, il concetto autoreferenziale che è insito nella parola autore con la maiuscola. E quando scrivo non scrivo mai da solo, scrivo sempre con Giuditta. In realtà ci dividiamo un po' i compiti e poi mi dimentico sempre come abbiamo fatto il film prima, no? Quando sto lavorando su un film nuovo. Mi ricordo soltanto, che ne so, dove abbiamo sbagliato qualcosa. Allora cerco di correggere un po' il tiro lì. Nel primo giorno d'inverno, per esempio, ecco, io adesso potrei provare a difenderlo ancora, però poi quando passa il tempo, cambi anche tu e cambia il tuo modo di vedere le cose. Non ti ricordavi allora, come prima, mi ricordavo io delle cose. Come prima non lo vedo da un sacco di tempo, non ci vediamo da un sacco di tempo io e come prima. E anche il primo giorno d'inverno. Ricordarsi come siamo arrivati a certe scelte è difficilissimo. So solo che siamo partiti da, partiamo da concetti soprattutto, dai concetti, e poi partiamo dai corpi, degli attori, quando scriviamo. Ad esempio l'attore De Gasperis, quello che ha fatto il protagonista nel primo giorno di inverno, ha già lavorato con me come prima, e quando abbiamo scritto il film abbiamo scritto pensando a lui proprio, quindi pensando al suo approccio al mondo, al suo uso del corpo, al suo modo di camminare, al suo modo di parlare. E poi l'abbiamo peggiorato un po' e quindi gli abbiamo buttato addosso una fatica in più, no? Che era questo corpo curvo e questa voce che partiva dal basso, che non arrivava, non era limpida, era un po' come Filippo Simi, no? Dopo. E io mi ricordo queste cose che erano importanti anche in scrittura,
E poi mi ricordo che ci divertiamo, ecco, già lì ci divertivamo a mettere il pubblico nelle condizioni di dover pensare al perché, cioè cercare una motivazione. Quindi se il pubblico, però vuol dire rispettarlo, secondo me, in questo senso, il pubblico. Perché dire troppo vuol dire che ha a che fare con delle persone che non hanno, si siedono e gli devi dire tutto, no? Ecco, no, noi contiamo sempre nello sforzo del pubblico nel venire verso il film. È una cosa che tu fai per loro, ma che loro devono fare un po' per te anche. Ci si sceglie, no? Come quando si sceglie un amico, si sceglie... Nei libri, per esempio, no, siamo molto più esigenti. Non è che leggiamo tutto. Quelli che dicono, dovete vedere tutto. No, non dovete vedere tutto. Non dovete vedere tutto. Se non volete vedere una cosa, non la vedete. Se non vi interessa un autore, non lo guardate. Non vale la cosa che dovete guardare tutto. Perché allora non vale che dovete leggere tutto? Solo perché ci vuole più tempo a leggere un libro? Io sono un po' dell'idea che si scelga quello che si vede e si sceglie se ci si vuole impegnare a vedere Carax, Bruno Dumont o Doyon o non me ne vengono in mente altre. Pigia Pong va benissimo. Ecco, Pigia Pong o... È un punto d'arrivo. Anche a me che... Sì. Volevo fare solo un'interruzione in suo favore, perché ti sta dicendo, sta dicendo in placida conversazione cose teoriche molto precise, no? E che si fanno un grandissimo mazzo nello scrivere la sceneggiatura prima di arrivare poi a fare le inquadrature. È un lavoro molto molto capillare, molto profondo e molto articolato. Io andavo a una semplificazione un po' brutale, ma era questa. Noi per esempio adesso per il film nuovo stiamo scrivendo un film da Giuditta, quanti anni? 7 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu lo scrivi, lo scrivi un po', poi ti rendi conto che non lo puoi fare, se non fai muori, e allora ne scrivi un altro, lo scrivi e lo fai. Quindi dopo il primo giorno d'inverno abbiamo cominciato a scrivere questo, nuovo. Ne stanno facendo due adesso insieme. Questo vabbè, anzi, ma l'altro piccolino. E lo provi a scrivere, provi a produrlo, non ce la fai. Allora ti accorgi che hai un'altra idea che ti frulla per la testa, provi a metterla in piedi e realizzi i corpi estranei. Poi finisci i corpi estranei e dici, ok, riprendiamo in mano quello là, proviamo. E vai avanti e ce la fai. E adesso praticamente siamo in sviluppo con Rai Cinema per questo nuovo film, che sarà una coproduzione Francia, Italia, Slovenia. Settimana scorsa siamo stati a Parigi, abbiamo parlato con un'attrice che sta accettando di farlo. Però, cioè, dal 2009, tipo, 2008. Non risponderà. Di cosa parla il film? Che punto è la sceneggiatura? Chi è il produttore? Quando uscirà? No, rispondo soltanto a produttore, siamo noi, cioè Strani Film, il produttore Matti. Italiano, manca il produttore francese e abbiamo un produttore sloveno che ha dato un ok. Il produttore francese entra se entra l'attrice. La risposta di Bertolucci c'è, il regista è uno che trova i soldi per fare un film. Sì, quello lo devi... Cioè, poi magari mi va... Avete fortuna e se uno deve scrivere una cosa interessante, però non sono più tanto, non ci credo più tanto io a quella cosa lì. Non ci credo più tanto a quella cosa lì che scrivi un film, poi il produttore vede il cortometraggio che hai fatto e dice, ehi,
fammi produrre questa cosa con €1 milione. No, se il produttore ci sta è perché ti sei messo in fila per tanti anni e prende il finanziamento pubblico per l'opera prima e ti fa fare il film. Se no non è che... E poi c'è la fila lunga, cioè c'è tanta gente, quindi forse è meglio fare un film scasciato con un buon fonico e un buon direttore della fotografia in cinque e provare a mostrarlo a altri produttori e soprattutto a critici che lavorano tra i selezionatori di festival internazionali importanti. Quanti questo, buoni e concreti consigli stai dando a questi ragazzi? Questo dovete far così, perché è l'unico modo per arrivare velocemente, perché altrimenti ci passano anni e poi dovete lavorare per guadagnarvi da vivere e venite inghiottiti dal lavoro che state facendo. Però tu hai fatto dei bellissimi cortometraggi, Crisalidi, quello dei bambini è bellissimo. Si chiama Arimo. Arimo, quello girato alla periferia di Milano, la zona Forlanini, che consiglio caldamente di vedere anche i pezzettini in rete, no? Poi sull'idea di giustizia, di legalità, eccetera, molto anche lì, insomma, i bambini non è che sono proprio un materiale, non sono difficili come Timi, però insomma anche loro ci mettono del loro, no? Sì, ma Timi non è così difficile. Sto scherzando adesso, giusto, abbiamo giocato. Giusto un po' di psoriasi nervosa, okay. Poi basta con due cremine. Ok. E per... Sì, ho fatto altre cose nel frattempo, ma perché sì, perché ci interessavano dei temi e li abbiamo affrontati, anche con dei linguaggi diversi. Il linguaggio, il semplice linguaggio dell'intervista frontale ai bambini, poi chiaro, quando hai 50 ore di interviste ai bambini devi organizzare, devi dargli un senso e costruire una, per costruire un film. Poi sono film brevi, sono cose di mezz'ora che però hanno avuto i loro insomma, collocamenti, i loro riconoscimenti. Il Crisalidi ne ha avuti parecchi, no? Sì, infatti, credo sia uno dei nostri film che ha girato più festival, forse il primo giorno d'inverno è quello che ne ha girati di più in assoluto, abbiamo girato un po' il mondo con quel film, il film più di me, perché io non ho la forza di andare dappertutto, però insomma sono fatto qualche vacanzina male con il primo giorno d'inverno. Adesso c'è questo link con la Francia e in rete c'è una sua vecchia intervista molto bella in cui lui ha dietro un quadretto in cui c'è il protagonista del celebre film di Truffaut, appunto, Duhamel. E quindi ci sono tutti questi link, quindi si parte da lì, si fanno i cortometraggi, ci si fa un mazzo quadro per scrivere la sceneggiatura, lavorando sul detto, su quello che si vedrà e che non si vedrà e si... costruisce così la carriera. Altre domande finali? Sì. Se avete altre domande? No, beh, era una cavolata su ciò che sta dentro e ciò che sta fuori in quadratura, però forse un pippone, posso risparmiare. No, adesso la dici. Non la dici. Adesso c'è... No, no, perché no, hai sorvolato sull'attrice tutte quelle cose lì, la Francia, e quindi almeno quella lì la dici, dai, si può. No, è solo una cosa sui corpi estranei. Probabilmente sì, nel primo giorno d'inverno c'è stato tutto un lavoro sul non detto, su ciò che invece viene esplicitato. Nei corpi estranei c'è stato proprio un lavoro di esclusione, no? di sguardo limitato. Già la scelta dell'inquadratura, per esempio se dovessimo scegliere di inquadrare questa stanza, potremmo fare, avremmo milioni di possibilità. E chiaramente ogni possibilità esclude un sacco di spazio della stanza. Io questa stanza la posso raccontare inquadrando soltanto tre persone della prima fila, oppure inquadrando, cercando di inquadrarla tutta, chiaramente escluderei quello che sta dietro di me, no? Ogni volta c'è qualcosa che viene escluso, quindi abbiamo uno sguardo limitato
comunque possiamo offrire uno sguardo limitato al pubblico. E quindi tutte le volte che diciamo decidiamo di buttare via qualcosa, dobbiamo deciderlo con cognizione di causa. Deve essere coerente con il nostro racconto, con ciò che vogliamo dire. Ecco, nei corpi estranei abbiamo sovrapposto lo sguardo del protagonista, un uomo chiuso che non vede al di là del proprio naso, con ciò che decidevamo di volta in volta di mostrare al pubblico. Quindi ciò che scopriva il pubblico era tutto ciò che era in grado di scoprire il protagonista e basta. Non c'era quasi niente di extra, di più come informazione che davamo al pubblico. Questo vuol dire determinare e definire un linguaggio, vuol dire stabilire che cosa il pubblico vedrà e in che modo scoprirà i luoghi e gli altri personaggi. E allora abbiamo fatto sempre attraverso le spalle del protagonista, cioè da dietro le spalle del protagonista, quasi come se fossimo sempre un filino in svantaggio rispetto a lui, no? Ogni volta che entravamo in una stanza con lo sguardo, entravamo perché entrava lo sguardo del protagonista. E così tutto il lavoro è stato fatto anche per il suono. Cioè, ai fonici, che erano tre sul set, erano uno staff di tre fonici, gli stessi che hanno lavorato con Frammartino per le quattro volte, non so se conoscete questo film, e con loro abbiamo lavorato proprio sui suoni, cioè ricreando una mappatura sonora dei luoghi. Quindi provando ad ascoltare i luoghi a occhi chiusi, esattamente come avrebbe fatto il nostro protagonista che arrivava in questi luoghi per la prima volta. Quando arrivi in un luogo per la prima volta hai dei riferimenti sonori. Cioè l'ospedale ci si perde spesso, no? Quando si va, perché non si va spesso in ospedale. Quando ci si va, si esce dall'ascensore, si va a sinistra invece che andare a destra a volte, no? Per arrivare nel punto dove siamo andati il giorno prima. Ecco, c'è una mappatura sonora che ci dice: a sinistra c'è il suono del pianto dei neonati, c'è la pediatria, e a destra invece no. Ecco, noi abbiamo lavorato molto su questa cosa qua, su che cosa si sente quando esci dall'ascensore, e quindi che cosa c'è a destra e a sinistra, e che cosa c'è non solo nella stanza dove stai girando, ma anche nelle quattro stanze adiacenti. E questa cosa qua, come dire, ti crea un discorso di riferimenti e ti dà la possibilità di lavorare pure con un sguardo ancora più limitato, no? Quindi inquadrature molto strette con suoni che ti danno riferimenti su dove ti trovi. Ecco, questo è stato il grande lavoro nel film. Chiudere un po' gli occhi, limitare lo sguardo, quindi limitare ciò che vedi, ma darti il riferimento sonoro che ti aiuta a orientarti. E questa è una dichiarazione di estetica, di stile, e chi guarda il film pensa che sia molto naturale quello che succede, quindi per il lavoro che chiedeva lui. Ci sono delle cose da chiedere, magari non, noi porteremo qui anche molto di più, magari anche un po' stanco. Domande, vedo dei volti, là c'è una signora che va sempre a Venezia tutti gli anni, che guarda tutti i film e adesso ha l'aria di disinteressare apparentemente, quando quelli che fanno i prof, se tu li tratti come gli alunni, dici ma scusa tu, di solito scompaiono anche i prof qua davanti, naturalmente. No, volevo sottolineare, quando abbiamo insistito, lui stava dicendo che avrebbe detto una cavolata, la mia sembra così una parola un po' strutturata e trombona, è una dichiarazione di estetica, no? E anche nel film, come dire, per il racconto che tu fai, l'estetica è anche l'etica del personaggio, perché chi poi vede quando lui esce dall'ascensore, va nella stanza del bambino, sempre, cioè lo percepisce da spettatore come un fatto estremamente naturale, che è quello che deve avvenire quando qualcuno ha lavorato molto, ha avuto un'idea precisa, ha un'idea di mondo, ti racconta una storia, ha trovato uno stile e tu hai semplicemente guardato un film che poi
ti dà quelle cose, a ciascuno di noi alcune cose, ad altri altre è cose. È difficile stabilire qual è il tuo pubblico, perché sei troppo impegnato a pensare a quelle cose lì, quindi a definire come sarà, come si muoverà quel mondo lì che tu crei, no? Abitato di personaggi, con uno sguardo ben definito. Adesso per esempio io e Giuditta lavoriamo tutti i giorni alla scrittura, abbiamo deciso che lavoriamo tutti i giorni, abbiamo ottenuto un contributo da Rai Cinema solo per scrivere, non ci era mai capitato. Dici, cavolo, ora posso semplicemente fare questo, poi si sono emenate ancora, perché avendo in post-produzione il film che abbiamo prodotto, insomma, un po' di cose ancora da programmare per questo film nuovo, anche da produttori, non possiamo essere sceneggiatori e registi puri. Rimane sempre quella cosa lì che devi continuare a lottare per fare in modo che il sogno si realizzi, perché ogni volta è un sogno che si realizza. Però ci siamo detti, adesso ogni giorno scriviamo. E quella cosa lì, cioè ti dai dei tempi, poi a volte magari non riesci proprio a rispettarli totalmente, invece di scrivere 4 ore, scrivi 2 ore, 1 ora, però va bene lo stesso. L'importante è che ogni giorno si faccia un pochino. E ho notato che scrivendo sempre, quindi lavorando sempre alla sceneggiatura, non vuol dire scrivere e basta, noi parliamo moltissimo, oppure leggiamo un blocco di 10 scene e ne parliamo. E poi rileggiamo tutta la sceneggiatura dall'inizio e la rivediamo, che so, tenendo d'occhio soltanto al plot relazionale, quindi come si instaurano le relazioni tra i personaggi, come cresce una relazione o come si sfalda un'altra relazione, e così via. Ogni giorno è una cosa nuova che puoi approfondire, però è una fatica, cioè sembra semplice, ma non lo è affatto. A volte è un lavoro di matematica, di equilibri, di chimica quasi, e a volte invece è una cosa più di sensazione. Altre volte poi devi fare la menata che devi trascrivere tutto quello che succede, che hai soltanto un'idea generica e non te ne frega di star lì a scrivere tutto quello che succede. Però quando devi presentare la nuova versione all'attrice devi farlo in un certo modo. Poi devi fare la traduzione in francese e poi devi farla controllare. E quindi è un lavoro, non è come andare in fabbrica a fare i mattoni, però è faticoso perché è comunque stressante. Rilasci qualche indizio ogni tanto sul film coi francesi, Sì, comunque. escono delle cose, dici. Okay. Che va molto bene perché il piccolo problema tecnico per cui non abbiamo mostrato frammenti lascia un fuoriscena bellissimo perché costringerà a rivedere le tue cose, tra l'altro. Mi spiace, avevamo questo hard disk formattato sbagliato, non lo legge il PC. Bene, se non ci sono altre domande, ringraziamo. Sì, i nostri film, vabbè, li trovano, li trovate in vendita, no, allora, soltanto i colpi strani li trovate in vendita perché è uscito con Jackie Gori e quindi è disponibile. L'altro è uscito soltanto in Germania. Sollecitiamo se c'è un distributore in sala a distribuire il primo giorno d'inverno Sì, in Italia. venderebbe siano 1.000 copie, ve lo dico già. Però ecco, si trova online, si può comprare su Amazon, si chiama Der erste Tag im Winter, quindi il primo giorno d'inverno in tedesco. È proprio la traduzione letterale. E poi no, gli altri no, forse sì, forse c'è poi Arimo si trova, Arimo in vendita nel shop di Officina Film. Prima te ne farò avere una copia attaccata perché non c'è qua. Ti aspettiamo ancora crema per la proiezione del tuo prossimo film. Speriamo esca, non abbiamo parlato di distribuzione, mi sarei divertito moltissimo. Magari la prossima.
Grazie ancora, ringraziamo tutti voi per aver partecipato e Centro Galmozzi, per sapere i prossimi incontri della rassegna vi invitiamo a seguire il sito centrogalmozzi.it. Grazie. Grazie a tutti.